Da bambina voleva diventare una tennista di alto livello. Invece sarà la pallavolo a regalarle tanti successi e infinite soddisfazioni. Simona Rinieri, Ravennate, ex pallavolista classe 1977 con il ruolo di schiacciatrice, ha esordito fin da giovanissima, entrando a far parte dell'Olimpia Ravenna, dapprima nella squadra minore in Serie C, per poi arrivare nel giro di pochissimi anni a militare nel massimo campionato di Serie A1. La sua carriera, durata oltre 22 anni, è stata costellata di tanti successi con le più blasonate squadre di club italiane, oltre ad esperienze in Francia, Polonia e Russia. Ha vinto tutto ciò che c'era da vincere, compresa la Supercoppa italiana e una Coppa dei Campioni. Nel 2022 è stata inserita nella Hall of Fame della Federazione Italiana Pallavolo. A soli 20 anni entra a far parte della nazionale Seniores, dove raggiungerà 405 presenze, ma le soddisfazioni maggiori e la gioia più grande arrivano nel gennaio 2002, quando a Berlino l'Italia conquista il titolo mondiale. Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Simona è una persona che sa trasformare le difficoltà in sfide, perché le sfide per lei sono stimoli, adrenalina pura e voglia di mettersi in gioco. Dopo aver chiuso la sua carriera in Russia, si è avvicinata a due esperienze interessanti, la nazionale delle atlete sorde come assistant coach, nonché come testimonial della nazionale delle polizie locali d'Italia. Adesso è tornata in palestra e dalla stagione 2021 è diventata dirigente del settore giovanile, coordinatore dell'area tecnica dell'Olimpia Teodora Ravenna, la sua amata Ravenna. Diciamo che lavoro solo dall'anno scorso con l'Olimpia, che è stata la mia società, la società proprio che mi ha lanciato col giovanile. E il mio obiettivo è quello ovviamente di passare ai giovani il più possibile, perché sicuramente i valori che ci sono nello sport e il lavoro di squadra al mondo d'oggi sicuramente qualcosina sta un pochino svanendo, e il mio lavoro è proprio quello di ricominciare e di riportare quelli che sono i valori sani, quindi ovviamente tutte le morali di gruppo, la disciplina e cercare di staccarli anche da quello che è il mondo un po' più tecnologico, che in questo momento sta un pochino contagiando negativamente la nostra società.